Grazie, io intanto mi scuso con tutti perché il raffreddore mi impedisce anche di avere un timbro di voce più felice e più adatto all'occasione. Beh, insomma, Carlo lo diceva nella battuta conclusiva, ci chiedevano di colorare Alghero di rosa e non pensavo così rosa, nel senso che noi oggi abbiamo, lo dico perché come qualcuno ha sottolineato, c'è anche un'altra candidatura femminile che è maturata nell'ambito della sinistra, fra l'altro di una persona, devo dire, assolutamente capace, in gamba, in grado, disponibile, ma credo che noi dobbiamo cercare di ricondurre ad unità i nostri ragionamenti, perché le elezioni primarie alle quali, guardate, come vecchio militante comunista, insomma, io l'ho già detto in più occasioni, io questa cosa delle primarie non è che esattamente c'erano nel DNA, la accetto. È meglio decidere in 500 o in 5.000 che in 5 intorno a un tavolo. Perché a decidere in 5 intorno a un tavolo si rischia di sbagliare e di non condividere gli errori. E quindi credo che sia un ottimo sistema quello di condividere la responsabilità di una scelta. Nel condividere la responsabilità di una scelta credo che bisogna porsi nell'ottica di fare le cose non come si fa il concorso delle miss o dei mister. Bisogna cercare di dare argomenti perché le scelte possano essere fatte. Oggi noi sappiamo che questa città non la governeremo senza il Partito Democratico. Io credo che noi le elezioni le vinceremo, ma non credo che potremo governare senza il Partito Democratico. Perché le elezioni non sono come la partita di calcio, che al 90esimo l'arbitro fischia e chi ha fatto un gol in più ha vinto la partita. Quando l'arbitro fischia alla fine, cioè quando tutte le schede sono dentro le urne e si saprà chi ha preso più voti e chi ne ha presi meno, dal giorno dopo inizia la partita. E la partita è la ragione per la quale ciascuno di noi si mette in gioco. La partita non è vedere se io prendo più voti di Carlo Secchi o viceversa, o se Rosa ne prende più di Maria Grazia Serra o viceversa. La partita è vedere se siamo in grado di produrre uno sforzo che attraverso la legittimazione che ci deriva dai voti alle primarie e poi alle elezioni vere ci consenta di governare la città. E la città, dicevo, noi non la possiamo governare senza il Partito Democratico, contro il Partito Democratico. Noi dobbiamo aspirare a governarla con il Partito Democratico. E guardate, mi voglio spingere oltre. Io non penso che tutti quelli che hanno governato la città, che sono stati coinvolti nell'amministrazione Marco Tedde, siano necessariamente dei furfanti. Penso che siano delle persone che hanno fatto delle scelte sbagliate, delle scelte amministrative sbagliate. Alcuni di loro in buona fede, altri perché coprivano interessi molto precisi, riconducibili, lo dico un'altra volta, ancora non ho trovato uno che mi quereli, ma sono qui che aspetto, per coprire i soliti interessi delle solite lobby di palazzinari che inquinano il tessuto sociale della città e piegano il ceto politico ai loro desideri, che fanno esattamente il contrario di quello che Rosa Accardo diceva poc'anzi, che hanno prodotto una città devastata, un tessuto sociale impossibile, soltanto perché bisognava correre dietro al mercato dei metri cubi. Noi dobbiamo fare il contrario di tutto questo, per fare il contrario di tutto questo abbiamo bisogno del Partito Democratico, ma come credo sia nostro diritto, perché noi, e quando dico noi comunisti, noi di Alghero Viva, noi di SEL, noi di Italia dei Valori siamo una cosa diversa dal Partito Democratico, siamo alleati del Partito Democratico, ma siamo alleati in senso competitivo, noi non siamo subordinati al Partito Democratico, non siamo portatori di una cultura minoritaria, io non mi chiudo dentro il recinto di una cultura minoritaria, di una cultura dell'identità, non penso che il massimo per questa città sia che io vada di via in via sventolando le bandiere rosse, non è questo che i cittadini si aspettano che noi con le nostre bandiere rosse ci rendiamo parte di un progetto più ampio. E allora, se il Partito Democratico tentenna, se il Partito Democratico ha difficoltà a decidere, noi dobbiamo aiutarlo a decidere. Quale modo migliore per aiutarlo a decidere che sfidarlo? Sfidiamoci sul terreno delle primarie. È il Partito Democratico che ha inventato le primarie. Rosa ha partecipato al momento costitutivo in Sardegna, nell'area che faceva riferimento a Renato Soru, credo di poterlo dire con riferimento a un'area precisa, perché è quella che culturalmente ti appartiene, ha partecipato agli atti fondativi di quel partito. Negli atti fondativi di quel partito c'è quel metodo democratico anche per la selezione dei suoi gruppi dirigenti, che si chiama le elezioni primarie. Bene, e allora facciamo le elezioni primarie, stiamo alle regole del gioco che il Partito Democratico ha, sfidiamolo sul terreno del nostro programma, della nostra cultura e delle nostre persone. Guardate,
Io ritengo davvero che sia un segno estremamente positivo che da due iniziative, c'è un comitato a sostegno di Rosa, del quale Nino è presidente, c'è un comitato che ha sostenuto la candidatura di Maria Grazia Serra, nel quale c'è Natascia Lampis, mi pare, presidente, che è un'altra persona, un'altra risorsa di questa città. Beh, io credo che se la sinistra ha discusso di programmi, ha discusso di alleanze ed è venuta fuori con due candidati al femminile, mi pare che qualcosa anche nella cultura elettorale di questa città si stia modificando. Si era mai visto prima? Io non l'avevo mai percepito, non l'avevo mai visto e credo che sia una cosa importante. Così come è importante ricordarci che, lo diceva Rosa poc'anzi, guardate, io lo ripeto per l'ennesima volta, io sono un po' stanco di sentire, specialmente a livello civico, questa contrapposizione voi i politici, noi i cittadini. Prima di me ha parlato Carlo. Carlo è un politico e un cittadino. E Enrico Loffredo, che è presente in questa sala, che è stato sindaco di questa città, è un politico e un cittadino. E tutti quelli fra voi, perché ne vedo tanti, che hanno avuto esperienze di consiglio comunale, che sono stati assessori, che sono stati dentro a partiti politici, sono politici o cittadini, e io sono un politico o un cittadino. Beh, non è gira gira che perché ho fatto 20 mesi di deputato e 30 anni di militanza comunista da soldato semplice, di colpo sono diventato un politico che si mette a dialogare con i cittadini da una cattedra, da una posizione di autorità. Non è così che funziona. E tutte le contrapposizioni della cosiddetta società civile nei confronti di quelli che sembra che siano militarizzati perché stanno dentro i partiti politici deve finire. E deve finire specialmente nella sinistra. E Rosa, credo che sotto questo profilo ci abbia dato un'indicazione abbastanza chiara. L'essere stati fra i fondatori di una formazione politica in Sardegna non è un titolo di demerito, è un titolo di merito, perché hai fatto qualcosa per la tua terra, l'hai fatta nel momento in cui l'hai voluto fare, nella veste in cui l'hai voluto fare, con la maglietta e con la bandiera con cui l'hai voluto fare. Io lo dicevo già in altre occasioni, in altri consessi, ho detto che dopo 30 anni di, come dire, anche se sono ancora relativamente giovane, insomma, avendo iniziato presto, mi ritrovo ad avere una certa esperienza sul groppone. Dopo tanti anni di battaglie in prima fila, di facce sui manifesti, di candidature, eccetera, ho detto, sono disponibile questa volta, mettetele voi le facce sui manifesti e sui santini, io sono disponibile ad andare in giro a portarli. Mi è stato fatto rilevare, specialmente all'interno del mio partito, ma anche da altri, che è probabilmente un momento nel quale nessuno può decidere da solo cosa deve fare. E allora io credo che una volta che noi avremo, attraverso un metodo di confronto individuato, il nostro candidato per le primarie, il candidato della sinistra per le primarie, io rispetto a quel progetto me lo farò dire dal candidato della sinistra cosa vuole che faccia. Mi devo candidare per fare consigliere comunale, se lo devo fare lo faccio. Devo andare in giro a attaccare i manifesti, se lo devo fare lo faccio. Mi devo rendere disponibile per partecipare a tutte le iniziative a qualsiasi ora del giorno e della notte, se lo devo fare lo faccio. Quelli che stiamo qua dentro, se le persone che sono qua dentro sono convinte di voler partecipare in questo modo a scegliere un candidato e di voler dare il loro contributo per vincere le elezioni, devono essere disponibili a fare questo, a esserci, a non esserci, a mettere il loro nome in gioco e ad accettare che il loro nome potrà essere esposto con la massima evidenza o utilizzato nelle retrovie per dare una mano a quelli che avranno la massima evidenza. Questo credo che sia lo spirito al quale ci dobbiamo improntare. Carlo diceva, e ho concluso, una cosa molto importante prima, e cioè ha richiamato alcuni momenti di unità. Io li ho vissuti tutti. Ho vissuto l'esperienza dell'amministrazione di Enrico Loffredo, la prima volta sono diventato consigliere comunale quando avevo 18 anni e il sindaco era Enrico. È stata la mia esperienza a servizio di questa città. L'ho fatta da allora da indipendente nel Partito Comunista Italiano, esisteva ancora il PC. Poi tutto il mondo si è spostato, io ostinatamente sono rimasto sotto, ma questo è un segno di ottusità comunista proprio invincibile. Ho partecipato attivamente nel 94, Carlo lo ricorderà, con un lavoro intenso insieme ad altri compagni iscritti ad un partito politico affinché si potessero vincere quelle elezioni, affinché quell'amministrazione potesse nascere. Quindi le ho vissute quell'esperienza. L'aria che vedo in città è un'aria di voglia di riscatto, che è stata la voglia di riscatto che ha portato Enrico Loffredo a diventare sindaco nell'81 e nell'83, che è stata la voglia di riscatto che ha portato Alghero Viva e allora il PDS a vincere le elezioni e Rifondazione Comunista a vincere le elezioni del 94, a portare un sindaco di sinistra nella città. A me sembra che il clima ci sia, però occorre impegno, perché non c'è vento buono per il marinaio che non sa come navigarlo. Io credo che noi dobbiamo individuare una rotta precisa e navigare quel vento.
Mi pare di poter dire che nel momento in cui, ecco, anche sotto il profilo della coesione dei partiti politici, c'è un candidato che ha certe caratteristiche, che si presenta alla città con questa partecipazione, e c'è un intervento di sostegno, un intervento di solidarietà da questa tribuna, anche, diciamo così, in casuale successione di Carlo Secchi e mio, sia anche un buon segnale.